Userò delle parole più semplici. Ti ridurrò in condizione da non poterti più alzare né camminare. Dillo, dillo che ti arrendi. Questo non lo farò mai. Tu non hai capito un bel niente. Se tu morissi, perderesti tutto. Preferisci continuare a ostinarti piuttosto che vivere? Ti riterresti davvero soddisfatto di morire per una cosa del genere? Rispondimi, Gon! Anzo, se tu uccidi Gon, io ucciderò te. Gon, voglio vedere fin dove arriva la tua ostinazione. Cercherò di incontrare il mio papà. Lui è un hunter, è il suo lavoro. Adesso si trova in un posto molto lontano, ma credo che un giorno lo incontrerò. Però ho la sensazione che se ora mi ritirassi non potrei vederlo. Per questo io non mi arrenderò. Se non ti ritiri subito, io ti uccido. Non mi ritirerò comunque. Non ha senso, è illogico. Razza! Gli ho ostinato! Io mi arrendo. Sono sconfitto. Io non posso ucciderti. Allo stesso tempo non riesco a trovare un modo per farti arrendere. Avendo perso una volta, punterò tutto sul prossimo incontro. Oh. Non così. Non può finire così. È da furbi. Pensiamo insieme a un altro modo di mettere fine alla nostra sfida. Sapevo che l'avresti detto. Sei uno stupido! In qualunque modo ci battessimo, le cose non cambierebbero. Tu non ti arrenderesti comunque! Rimarco il fatto che vincere in questo modo non mi fa sentire affatto felice! E allora cosa dovremmo fare? Ancora non lo so, ed è proprio per questo che ti sto chiedendo di pensarci insieme! Per riassumere la situazione, io sono intenzionato a perdere questo incontro, ma tu insisti affinché ci sfidiamo nuovamente. Inoltre vuoi che troviamo un sistema di combattimento che ti permetta di ottenere una vittoria che ti soddisfi. Ho detto bene, Gon? Ma sei stupido! Ehi, giudice! Come ho detto prima, mi dichiaro sconfitto. Disputerò un secondo incontro. Sì, d'accordo. Il vincitore di questo incontro è Gon. Voglio avvisare i membri del comitato d'esame che il nostro scontro non può ancora dirsi concluso. Sicuramente al suo risveglio Gon rifiuterà la sua promozione. Questo perché si rifiuta di accettare qualunque cosa di cui non sia convinto. Avete visto tutti la sua forza di carattere. Ha ragione. Avrà indubbiamente questa reazione, trattandosi di Gon. È prevedibile. Avete detto che la prova finale vedrà un unico bocciato. Se questi dovesse essere Gon, gli incontri che andremo a disputare non sarebbero assolutamente privi di senso? Che cosa ne pensate? Non hai alcun motivo di preoccuparti. Gon di fatto è stato promosso. Qualunque cosa lui dica non cambierà lo stato delle cose. Possiamo aver fiducia nelle tue parole, vero, signor Presidente? Certamente. Le decisioni che prendo sono irrevocabili. Anche se dovessi cambiare idea o quel ragazzino protestasse o tentasse di uccidermi, nulla cambierebbe. Quando si promuove un candidato non è possibile revocare la decisione. E vai! Ora anche il nostro Gon, seguendo Kurapika, è diventato ufficialmente un hunter. Sono stato abbastanza convincente? In un certo senso direi di sì. Però...
Sfidante Hanzo, comprendo i suoi sentimenti. Le chiedo pertanto di lasciare a me il compito di parlare a Gon. Al suo risveglio cercherò di convincerlo ad accettare la promozione. Sento che tu potrai ottenere dei risultati. Affido Gon a te. E questo che cosa significa? Secondo te gli altri esaminatori non sarebbero in grado di farlo? Bella Hanzo, sei un tattino arrogante! Che il nome è Hanzo! Mi ha preso per una stupida! Un tizio come quello andrebbe bocciato come persona! Perché? Perché hai perso apposta? Apposta? Conosci di certo un modo per costringere una persona ad arrendersi senza doverla uccidere, no? Da te me l'aspetto. Quando sono costretto a torturare qualcuno, lo faccio preparandomi a guadagnare il suo odio. Questo mi garantisce il risultato e mi toglie ogni rimorso. Eh? Quando la persona a cui stai infliggendo del dolore alza lo sguardo verso di te, nei suoi occhi puoi leggere la sua sconfitta. Qualunque addestramento uno possa seguire, la luce dell'odio e del rancore che trapella dal nostro sguardo non si può nascondere. Eppure negli occhi di Gon quella luce non l'ho vista, proprio così, era scomparsa completamente. Riesci a credermi? Io me ne sono reso conto dopo avergli rotto il braccio. I suoi occhi non tradivano rancore per ciò che gli avevo fatto. Mi piace quel ragazzo. Mi ha tolto ogni volontà di combattere. Un buon motivo per perdere. Non l'ho fatto apposta. E ora procediamo con il terzo incontro. Numero 44, Hisoka. Numero 191, Bodoro, fatevi avanti. Sì. Anche questo si preannuncia uno scontro molto interessante. Già, se si risolvesse in un corpo a corpo forse Bodoro sarebbe avvantaggiato. Il vero problema è come riuscirà a difendersi dalle carte lanciate da Hisoka. Chi uscirà sconfitto dall'incontro sarà colui che mi farà da avversario. Spero che rimangano feriti entrambi e che lo scontro finisca in parità. In questo modo vincerei il mio incontro senza disputarlo. Sarebbe il mio più grande sogno realizzato. Leorio, questo si chiama fare completo affidamento sugli altri. Si può anche chiamare fortuna meritata. Vorrei dire sfacciata. Che noia! Che cosa? Un frutto già maturo a cui non resta che marcire. Mi dispiace, ma non è affatto di mio gusto. Potrai definire noioso questo incontro dopo che ci saremo battuti. Per la sua età ha una grande forza di spirito. Non è uomo di scarso valore. Ciò che decide la vittoria non sono solo le capacità tecniche, ma anche la fermezza. E inizio la sfida tra Hisoka e Bodoro! Via! Bada a te, questi miei pugni trapasseranno il tuo corpo da parte a parte. Chiedo scusa. Con te non servono nemmeno questi. Si è svegliato. Signor Satozu. Essa. Dove sono? Una sala per gli ospiti, nell'albergo in cui si è tenuta l'ultima prova. È vero, ero nel bel mezzo dell'esame. Guarirà presto da quella frattura. È andata così. L'osso le è stato spezzato con cognizione di causa, così che una volta rinsaldatosi sarà più robusta di prima. Mi permetta di dirle subito una cosa, Gon. Essere ostinati non è un male, ma se il cielo decide di farci un dono, specie in un momento importante, bisognerebbe esserne adeguatamente grati. Se si prende la decisione sbagliata, non possiamo più tornare indietro per rimediare. Ricordi che di vita ne abbiamo una sola. Ad ogni modo mi congratulo di cuore per la sua promozione. Signor Satozu, io... Non deve. Oh?
Così come a nulla varrebbero le proteste di un bocciato per far sì che fosse promosso, allo stesso modo un promosso non può chiedere di essere bocciato, nemmeno lei. Non le rimane che accettare la cosa. Tanto più che nel corso di questa prova d'esame lei ha ampiamente dimostrato di possedere tutte le qualità per essere un Hunter. Però io sono stato sconfitto da Hisoka e non sono riuscito a sconfiggere nemmeno Hanzo. Sono proprio patetico. Ho ottenuto questa promozione per i favori ricevuti da altri. C'è qualcosa di male in questo? Oh. Parliamoci chiaramente, Gon. Secondo il giudizio di Menchi e Buara, quando ha superato la seconda prova, non aveva dimostrato di possedere capacità che la facessero in qualche modo spiccare tra gli altri partecipanti. Considerati i suoi 12 anni, la sua abilità è sicuramente oltre la media, ma in questo esame tutti sono messi sullo stesso piano. Anch'io ero del medesimo avviso e come gli altri mai avrei immaginato che sarebbe arrivato fin qui. Già, che si sia trattato di semplice fortuna. A ogni modo, lei ci ha fatto capire che quello che avevamo visto in lei non corrispondeva affatto alla realtà. Gon, lei ha compreso lo scopo dell'ultima prova d'esame? Veramente? Beh... Non si trattava di vincere o perdere. È stato messo alla prova qualcosa di completamente diverso. E lei ha saputo rispondere alle aspettative del presidente. Per questo è stato promosso. Io però non capisco. Non c'è nulla di strano in questo. Persino noi spesso stentiamo a comprendere i ragionamenti del presidente. Ma passiamo a cose più concrete. Che lei lo voglia oppure no, le sarà consegnata la carta di licenza. La carta di licenza di Hunter? Esatto, la prova che si è un vero Hunter. Come ne disporrà dipenderà unicamente dalla sua volontà. È superfluo dire che aver superato l'esame per diventare Hunter non significa aver raggiunto un traguardo. È adesso che ha inizio tutto. Se lei ritiene di non possedere i requisiti per il lavoro di Hunter, è libero di chiudere la licenza da qualche parte. Può anche metterla in vendita, poiché è un mero oggetto decorativo per chi non è l'effettivo titolare. Ci sono persone che pur di ottenere questo status sono disposte a pagare cifre enormi per potersi divertire tutta una vita e anche le prossime 7. Ricordi? Chi è stato promosso non può sostenere una seconda volta l'esame. Tuttavia gli Hunter professionisti godono di trattamenti di favore in quanto possono addestrare i nuovi aspiranti. Per questi e altri motivi c'è chi sostiene l'esame allo scopo di concludere affari loschi. Il presidente ha sempre affermato che se non ci fossero questo tipo di persone, sarebbe felice di promuovere tutti gli aspiranti. Per quasi tutti gli Hunter professionisti, questa licenza è più importante della vista stessa, ma allo stesso tempo è un oggetto privo di qualunque valore. Ciò che conta è quello che diventerà nella sua carriera di Hunter. Se finora ha ricevuto molti favori, potrebbe cominciare a restituirli. Importa solo quello che avverrà da adesso in avanti. Chi diventerà? Che cosa si è lasciato alle spalle? Ha importanza solo quello che avverrà da adesso in avanti. Una volta uno dei miei compagni mi ha detto qualcosa di molto simile, ma allora io non avevo capito. Come le ho fatto presente all'inizio, c'è un momento giusto per ogni cosa. Se non è quello giusto, non si può comprendere appieno quel che ci viene detto. Anche se noi ci riteniamo in grado di farlo. Pare che lei si sia circondato di ottimi compagni. Trovare dei veri amici è raro quanto nascere con delle doti naturali. Abbia cura delle sue amicizie. Sì, certamente. Trovare amici in cui poter riporre fiducia durante il crudele esame per diventare Hunter. Per non parlare della sua straordinaria forza di volontà. Questo ragazzino... Signor Satozu. Mi stavo domandando, che tipo di lavoro svolgi tu in veste di Hunter? Principalmente mi occupo di scavi archeologici e della loro salvaguardia. Oh. In passato dedicavo le mie energie alla scoperta di nuovi resti, agognando alla fama. Ma nel vedere il lavoro svolto da un altro Hunter, me ne vergognai profondamente.
Quell'uomo non solo realizzava delle opere di restauro perfetto, usando le sue personali risorse economiche, ma lo faceva nell'ottica di preservare i suoi ritrovamenti, costruendo persino delle strutture che consentissero alla gente di ammirarli. Io mi sentii sopraffatto più che da quelle rovine, dalle sue capacità. La sua metodologia è oggi applicata a livello mondiale. Oh? Non ho mai avuto occasione di incontrare quell'Hunter, ma per me lui rappresenta il modello a cui ispirarmi. Sì, uno dei miei sogni è quello di incontrarlo e di esprimergli la mia gratitudine. Deve trattarsi di una persona straordinaria. Ha mai sentito parlare dei resti archeologici di Rurruka? Oh. Il mio papà! È stato papà a cambiare lo stile di vita del signor Satozu. Li conosce? Ne ho sentito parlare. Sono i più importanti resti della civiltà Rurruka. Se ne ha l'interesse, le consiglio caldamente di visitarli un giorno. Sono uno spettacolo meraviglioso. Sì. Allora, Gon. Questa è la sua carta di licenza. La mia carta. Sarà lei stesso a decidere quando cominciare a utilizzarla. Sono sicuro che ce la farà. Finora ho ricevuto l'aiuto di moltissime persone. Siccome ho ottenuto questa carta contraendo un'infinità di debiti, la utilizzerò soltanto quando mi sarò sdebitato con tutti quanti. Allora, di nuovo congratulazioni per la sua promozione. Grazie. Oh, e gli altri? Sono ancora impegnati nell'ultima prova? No, l'esame si è già concluso. Davvero? Già, lei ha dormito per un giorno intero. Gli altri promossi stanno assistendo a una normale lezione. Vorrei che più tardi vi prendesse parte anche lei. Però, prima di questo, chi è stato bocciato? Signor Satozu. Di questo... Che le succede? Va tutto bene, è passato. È dovuto allo stress, forse dovrebbe riposare ancora. Veramente io... Sì, ho capito. Le racconterò i fatti con ordine, cominciando dal terzo incontro. Tra passarmi da parte a parte, non mi sanguina nemmeno il naso. Hai voluto essere clemente? Hai sfruttato male l'opportunità che ti avevo lasciato. Credevo avrebbe accusato il colpo. Adesso è giunto il mio turno, giusto? Sarò clemente anch'io, quindi fammi il favore di non soccombere. Ehi, ehi, stando così le cose, anche essere clementi non basterà. Mi vedo costretto a combattere con il solo mignolo della mano. C'era un divario di forze notevole ed è stato un incontro a senso unico, ma anche il signor Bodoro ha stentato ad arrendersi. Nella sua fermezza il signor Bodoro non ha mostrato cedimenti. Però, esattamente come accadde nel corso del primo incontro, Hisoka gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio. Subito dopo, il signor Bodoro ha dichiarato la sua sconfitta. Devo ritirare le parole di poco fa. Dopotutto è stato abbastanza divertente. Il quarto incontro ha visto il signor Pockle contro il signor Hanzo. Questi ha fatto dichiarare la resa al signor Pockle senza difficoltà, mettendolo nella sua stessa condizione. Mi dispiace terribilmente, ma con te non farò complimenti.
Queste parole sono state decisive. Il quinto incontro doveva essere quello tra il signor Leorio e il signor Bodoro, ma a causa delle ferite che aveva subito, quest'ultimo ha chiesto che fosse rimandato. Sì, lo concedo. Si è così stabilito di procedere con il sesto incontro, ma... Io mi arrendo. Ti chiedo scusa, con te non avrei l'impressione di combattere. Quindi, complimenti. Ha parlato con grande sicurezza di sé. Probabilmente era certo di poter vincere il suo secondo incontro. Tuttavia... Ehi, Killua, guarda che questo non ci ha fatto certo guadagnare del tempo. Molto bene. A questo punto non rimane altro da fare che dare inizio al settimo incontro. Con questo fu deciso di far combattere il signor Killua e il signor Gitarakuru. E qui il signor Killua avrebbe capito il grande errore commesso. Gitarakuru contro Killua! Via! Killua! Pare che tu non te ne sia accorto. Sei tu, fratello. Si può sapere che cosa è successo a Killua? Signor Satozu, raccontami tutto nei dettagli. Il prossimo episodio di Hunter x Hunter si intitola Killua, ritiro, ritorno. Che cosa hai fatto a Killua?